Dovrebbe esserci silenzio di tomba e invece squilli di tromba. Come dice San Paolo, dopo tutte queste cose, al suono della tromba, poiché suonerà la tromba, i corpi risusciteranno incorruttibili e noi saremo gloriosi. Ecco che appare la penura del profeta Ezechiele al capitolo 37, una potente pagina della Bibbia. E non dalle bare, come si era soliti raffigurare nel Medioevo, ma dal suolo emergono, dal basso verso l'alto, giovani, forti, vigorosi, i corpi di una nuova umanità. Non ci sono anziani, non ci sono bambini, tutti hanno più o meno 30 anni, un'età perfetta è l'età di Cristo. Ci sono gli scheletri, perché prima risorgeranno i martiri, i virtuosi, gli eletti, e poi dietro tutti gli altri, scheletri sulla destra, in atteggiamento penitente, attendono di essere ricostituiti nella carne. E c'è quel personaggio accanto agli scheletri, è l'unico brutto per la verità, ha la pelle, ma non ha i muscoli, si sta facendo. E poi c'è una grande novità culturale, rivoluzionaria, appaiono le ombre. Mettendo le ombre si sta anticipando la conclusione del Concilio Lateranense del 1511, dove la Chiesa afferma per la prima volta ufficialmente che l'uomo risorgerà individualmente ed integralmente, corpo e anima. Se c'è un corpo, ci sarà un'ombra. E allora quelle ombre attestano che anche i corpi parteciperanno alla vita ultraterrena. E questo è rivoluzionario, perché sì, è vero, la Chiesa l'aveva sempre creduto, ma in fondo in tutto il Medioevo il corpo è stato sempre considerato di ostacolo all'anima, solo fonte di peccato. Ora viene ufficialmente nobilitato. Il corpo assurge alla stessa dignità dell'anima. Ecco, l'uomo morirà, ma non si perderà in un'indistinta anima cosmica, alla carne, manterrà la propria individualità. Pensate quanto questo è inciso sul concetto di uomo che dal Rinascimento in poi si verrà ad affermare in Occidente, diversamente dall'Oriente. L'importanza del singolo uomo, perché eterno. E cosa ha causato questo cambiamento culturale? Il Rinascimento e la splendida filosofia che lo ha pervaso, la filosofia neoplatonica di Plotino. Pensate quando diceva: il divino non è opposto all'umano, il divino si rivela attraverso l'umano, perché tutto da lui deriva e tutto a lui è chiamato a tornare. E dal 1450 in poi, con questo pensiero religioso classico, si sposerà perfettamente la teologia cristiana di Sant'Agostino. Dio ha assunto la carne, si è incarnato in Cristo, che per mezzo della carne ha redento l'uomo. E allora, ecco, corpi integri, una psiche integra, un'anima integra. Non ci sono conflitti, odi, separazioni, regna la fraternità e nell'animo alberga uno struggente desiderio di Dio, come si vede dai personaggi sullo sfondo che guardano verso l'alto. Ecco la bellezza del mondo nuovo che Dio stesso sarà a rifondare alla fine dei tempi. E il fiero personaggio con le gambe aperte, le mani sui fianchi, è la splendida icona di questo uomo nuovo, risorto dal passato, salvato da Dio e che si affaccia sull'eternità. E questo uomo sarà bello perché in lui c'è una presenza piena di Dio, fonte di ogni bellezza. Tutto questo è la culla di pensiero che permette al genio pittorico di Signorelli di immettere nella storia dell'arte lo scoop del millennio. Signori e signori, voi qui potete ammirare il primo grande ciclo pittorico di nudi integrali. Molte di queste mutande sono state messe dopo. Ed è stato uno sconvolgente impatto culturale in un'epoca, il 1500, in cui neanche i mariti vedevano mai le mogli nude. Si viene in chiesa, dove si celebra l'Eucaristia. E Signorelli, grazie a questo momento così felice, può esplodere nella passione tutta sua per l'anatomia. Un nudo che esplode non nell'arte pagana, ma nell'arte sacra, veicolato da una teologia cristiana, altrimenti tutto questo non sarebbe stato possibile. E farà corpi umani nudi, davanti, di dietro, di sbieco, solo, in compagnia, fermi, in movimento, collegandosi alla grande passione per lo studio dell'anatomia che aveva inaugurato Leonardo da Vinci.
che venne qua, ammirò tutto questo e disse: Signorelli ha dipinto cose così orribili e così sublimi da sollevare l'animo all'estasi. E tutto questo affascinò anche Michelangelo. Venne a studiare 4 mesi prima di fare la Cappella Sistina a Roma. Un giudizio universale, quello di Michelangelo, che poi ha offuscato quello del Signorelli, ma sempre in ogni generazione c'è stato qualcuno che ha affermato che questo è avvenuto a torto e troppo in fretta.